poteva essere pericolosa, perché è una voragine che è sprofondata. Siccome ci passano molte macchine, che qui ci sono anche delle abitazioni qui, più a valle, poteva essere pericolosa. Si è aperta all'improvviso una strana buca, non particolarmente grande ma all'apparenza piuttosto profonda, e in realtà si tratta di una gigantesca e pericolosa camera sotto il manto stradale, probabilmente scavata dall'acqua. È successo a Tregozzano, non lontano dall'abitato della frazione Aretina. Una sorta di bolla che i vigili del fuoco, intervenuti sul posto assieme alla polizia municipale, hanno stimato avere dimensioni di 2 metri di larghezza, 3 di profondità e ben 10 di lunghezza. La strada vicinale ad uso pubblico è stata così transennata ed interdetta. Assolutamente, perché è pericoloso, molto pericoloso. Perché sotto è tutto vuoto, non sanno anche dove arriva. Al lavoro i tecnici di Nuove Acque per la realizzazione di un passaggio pedonale. Dopo la messa in sicurezza si procederà al ripristino, ma potrebbe volerci qualche giorno, e così nel frattempo 6 famiglie restano isolate. I lavori prima si è incominciato che erano 4 giorni, una settimana, 10 giorni. Non sappiamo quando finiscono. Allora, noi siamo a 300 metri, tra virgolette, a piedi va bene, ma c'è chi sta a 1 chilometro, 800 metri, e c'ha dei bimbi piccoli. Il problema è quello. Ma quello che mi fa arrabbiare è che noi non abbiamo neanche l'accesso ipotetico, perché è ipotetico, di un'ambulanza in questo momento.